La notizia della settimana per Pescara è quella dell'aeroporto d'Abruzzo e di Ryanair che comunica di dover interrompere il servizio a fine ottobre e poi approfondiremo anche le motivazioni. Da qui in poi si apre un dibattito sull'importanza dei collegamenti dall'Abruzzo e per l'Abruzzo, dell'economia e soprattutto dell'indotto che si era creato. E allora ne parliamo con gli ospiti studio, a partire da Daniele Becci, presidente della Camera di Commercio di Pescara. Benvenuto. Buonasera. Accanto a lui Sara Marcozzi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, benvenuta. Grazie, buonasera. Il comandante Emilio Polidori, ex CDA della Saga, benvenuto. Buonasera, grazie. E Armando Foschi, in questo caso rappresenta Pescara Mi Piace, prima faceva parte della Giunta Mascia, perciò Comune di Pescara, benvenuto. Buonasera. Abbiamo raccontato insomma in apertura che questa settimana si è caratterizzata per questa notizia, quindi si inizia a parlare, ovviamente la notizia è fresca, si inizia a fare quelle che possono essere le proiezioni per l'Abruzzo, le conseguenze, chi insomma cerca di tenere il rapporto con Ryanair, le conseguenze per i lavoratori dell'aeroporto, per i collegamenti, per il turismo. E allora quello che è successo e le notizie che si sono susseguite da martedì fino a oggi le vediamo in questa scheda introduttiva. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Martedì 2 febbraio Ryanair annuncia con una nota diffusa da Dublino il cambio di strategia di mercato. Nello specifico si rendeva noto il ritiro dagli aeroporti di minori dimensioni dei propri velivoli in favore di quelli più imponenti e con più traffico passeggeri. Tra gli aeroporti da lasciare compariva anche Pescara, lo stesso aeroporto in cui esattamente un anno prima, il 3 febbraio 2015, l'amministratore delegato di Ryanair, Mr. O'Leary, tra foto, abbracci, sorrisi e ok, celebrava le 7 nuove rotte da Pescara, parlando dei dati favorevoli registrati nell'aeroporto internazionale d'Abruzzo e assicurando la permanenza dei posti di lavoro in Abruzzo. Secondo la nota, a causare tale decisione sarebbe stato l'aumento delle tasse aeroportuali, il 40% in più a passeggero, trovandosi costretti così a tagliare alcuni scali. I voli dall'aeroporto d'Abruzzo vengono garantiti fino al 29 ottobre prossimo. Ad essere mantenuti oltre questa data probabilmente saranno i voli di Bergamo e Charleroi. Una notizia preoccupante per l'Abruzzo, che aveva implementato negli ultimi anni i suoi passeggeri superando i 500.000, contando anche che secondo uno studio ogni passeggero atterrato a Pescara sarebbe valso un indotto di 150 euro a testa. Crescita del settore immobiliare con l'arrivo di stranieri stimolati dai collegamenti e dalle bellezze d'Abruzzo e poi per il settore del turismo. La questione ora ruota intorno al ruolo che Ryanair ha ricoperto in qualità di leader del low cost. Se infatti è possibile viaggiare per un numero esponenziale di rotte in tutta Europa a bassi costi, dall'altra si dibatte sull'esistenza dei famosi incentivi che sarebbero necessari per far restare la compagnia. Un tipo di aiuto che secondo l'Unione Europea non è più tollerabile. E i famosi aiuti di Stato infatti non potranno più essere erogati e così addio al low cost, alle centinaia di migliaia di passeggeri. Ci si interroga sul futuro del personale attualmente assunto e via ai famosi collegamenti che avrebbero dovuto far uscire l'Abruzzo dal suo isolamento in virtù della macro regione adriatica. Viene proprio da dire: penso che un sogno così non ritorni mai più, come canta, tanto per restare in tema, il volo. Questa è la notizia che è stata diffusa con tutte le diverse proiezioni che sono state fatte. Ovviamente ancora non c'è stata una dichiarazione ufficiale, non si sa quello che succederà da oggi in poi, ma c'è sicuramente tanta preoccupazione. Io inizierei dal Presidente della Camera di Commercio di Pescara. Perché? Perché in questo senso tutto quello che è successo, e soprattutto per il CDA della Saga, è qualcosa che fa parte anche delle sue competenze. Allora, oggi c'è preoccupazione per questa dipartita, per questo annuncio? Beh, io direi proprio di sì, che
le conseguenze si andrebbero a ribaltare sull'economia di questa regione. Lo ha detto bene lei, c'è un moltiplicatore su quello che si investiva con la famosa legge regionale del 2002 che in questi anni ha supportato le attività della saga. È chiaro che una situazione del genere ha un aspetto positivo, adesso al di là della situazione negativa che si è generata. L'aspetto positivo è che abbiamo tempo fino al 31 di ottobre a trovare dei rimedi. Nel comunicato di Ryanair si parla chiaramente di trovare delle forme di compensazione. C'è tempo per trovare una soluzione. Io l'appello che già ho fatto, più che un appello, è un invito di serenità da parte di tutte le forze politiche, perché qui le conseguenze vengono da decisioni assunte a livello di governo centrale, lo ha citato lei, da 6,50 € di tassa di imbarco passiamo a 9 € con un incremento del 34-35%. Le famose linee guida o policy, come vengono chiamate, che l'Europa finalmente, dico io, perché negli ultimi anni è stata un'impugnazione continua dei provvedimenti a favore di Saga, oggi l'Europa ha fatto chiarezza, per cui il combinato disposto, legge del governo, quei 2,50 €, attenzione, vanno a pagare, vanno a sussidiare i piloti all'Italia in cassa integrazione. Per cui è chiaro che si è innescata una forte polemica. Noi come abruzzesi abbiamo il dovere, in particolare la classe politica, la classe imprenditoriale, ha il dovere di trovare una soluzione. Proprio in questo proposito parliamo anche con Sara Marcozzi, perché subito c'è stata una risposta sulla notizia. Da un lato c'è stato il Movimento 5 Stelle, poi parleremo anche con Armando Foschi. Che cosa ha chiesto il Movimento 5 Stelle? Il Presidente Becci ha detto bene, la classe politica ha il compito di, secondo me, non porre rimedio, ma di prevenire. La situazione di Saga e la situazione disastrosa, posso dire, la mala gestio che ha contraddistinto questa società partecipata di Regione Abruzzo è una mala gestio che va avanti, che inizia con il governo Chiodi e poi va avanti anche attualmente con il governo del Presidente D'Alfonso. Saga è stata gestita in realtà male, perché tante sono le criticità, a partire dai contratti eccessivamente onerosi con Ryanair, ma non sono l'unica cosa, a partire dalle spese, i costi incontrollati, una mancanza fortissima di trasparenza, per cui, e una mancanza di visione, perché affidare la sopravvivenza di un intero aeroporto soltanto ad un vettore è certamente un rischio imprenditoriale che una persona che ha un minimo di capacità manageriali non avrebbe mai fatto, una scelta che non si poteva fare. Poi io ci tengo a precisare una cosa. Il Movimento 5 Stelle ha fatto queste eccezioni già da tempo e da mesi, cioè sono mesi che noi diciamo che gli aiuti, quelli che vengono considerati aiuti di Stato adesso dalla nuova normativa europea, non possono essere più corrisposti, e a mio avviso è quello il motivo che ha spinto Ryanair ad andare via, e cioè milioni di euro in meno e non 2,50 € in più a passeggero. E vorrei sfatare una cosa, perché ho sentito dire dalla maggioranza e dall'altra opposizione che il Movimento 5 Stelle vuole chiudere l'aeroporto, che il Movimento 5 Stelle vuole cacciare Ryanair. Il Movimento 5 Stelle all'aeroporto ci tiene tantissimo, tanto è vero che è da un anno che diciamo che si doveva fare qualche cosa e non ridursi all'ultimo momento, e il Movimento 5 Stelle non ha nulla contro Ryanair, però va chiarito che Ryanair non è un'associazione filantropica. Ryanair fa pagare il costo dei biglietti al passeggero 40 euro, perché dietro quei 40 euro ci sono altri 60-70 euro tra i vari incentivi, contributi, 14. Eccetera, che vengono dati. 14. Che compensano, voglio dire, il costo dei biglietti viene ripartito comunque su tutti i cittadini abruzzesi e non soltanto su quelli che prendono l'aereo. Allora, io adesso farei fare l'intervento anche ad Armando Foschi, perché poi questa settimana noi siamo riusciti a parlare anche con il presidente Saga per chiedere immediatamente qual era la visione, perché tante se ne sono dette, anche quello che sta dicendo adesso Sara Marcozzi sui famosi incentivi per la compagnia per poter restare all'aeroporto d'Abruzzo.
Allora, una piccola premessa, tanto tu no che piove, perché io è da mesi, se non anni, che denuncio la cattiva gestione della saga. Anche quando c'era il centro-destra ho sempre puntato il dito sul malfunzionamento e sulla cattiva gestione di questo importante ente regionale. E poi finalmente la politica abruzzese ha scoperto che a Pescara c'è l'aeroporto, perché fino a ieri nessuno si è interessato delle problematiche dell'aeroporto. Allora, il problema c'è, non credo che siano le addizionali, le dico perché. Se va sul sito di Ryanair e simula il volo partenza da Pescara e arrivo a Parigi il 22 di febbraio, le uscirà un biglietto dal costo di un euro. Per le due l'una, o a Ryanair sono impazziti o qualcuno paga le addizionali comunali, che sono circa 14,50 euro come totale, considerando la pessima idea di far finanziare ai cittadini italiani la cassa integrazione all'Italia, che è stato un baraccone dello Stato. E quindi il professor Mattoscio, durante una denunce, ricordo che a dicembre da 6 o 7 mesi chiedo il commissariamento della saga da parte del Ministero dei Trasporti e da parte dell'ENAC, perché quando sono venuto a conoscenza che l'ENAC aveva tirato fuori il cartellino giallo nei confronti della saga per denunciare su 14 punti denunciava tante cose che non andavano, il professor Mattoscio ha detto: ma questo che ne capisce di volo? E su un'altra dichiarazione il governatore D'Alfonso ha detto: ma questo è uno che cerca visibilità. Quindi respingo ai mittenti queste andiamo al punto. Al punto è che il problema è grave. L'aeroporto di Pescara ha un bacino di utenza che non è solo l'Abruzzo, è tutto il Molise, Foggia e Ascoli Piceno. Quindi io chiedo, continuo a chiedere, il commissariamento della saga, senza se, senza ma. Allora, io adesso vi interrompo, prima di far parlare il comandante Isidoro, abbiamo chiesto diverse cose al presidente Saga Nicola Mattoscio, di cui insomma adesso stava parlando anche Armando Foschi. Una cosa molto importante che probabilmente è quella che questa settimana ha fatto più interrogare ed è quella che è stata detta adesso, era la grande parte che Ryanair faceva all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo, perché se dovesse esserci, e probabilmente insomma le notizie fanno pensare questo, la dipartita di quei collegamenti, ovviamente pochi ne resterebbero a Pescara. E allora a questo punto la domanda, l'interrogativo era: perché Ryanair ha così tanta parte dentro un aeroporto? Perché probabilmente si parla di un leader del settore e proprio a lui abbiamo chiesto come è possibile, se è possibile pensare a delle alternative rispetto a questa compagnia. Vediamo. Un'altra cosa che ha destato preoccupazione, perlomeno tra quelle che sono state le dichiarazioni, è l'abbassamento del numero di passeggeri toglierebbe a Pescara il primato di un porto di valenza nazionale, il declassamento, il famoso declassamento che preoccupa, e dall'altra si è sempre parlato di questo debito di milioni di euro che ogni anno totalizzato dall'aeroporto internazionale d'Abruzzo. E qui c'è chi ha detto che un aeroporto di questa grandezza naturalmente causa un monte debitorio, perché non investono le grandi compagnie. Ma intanto anche qui un po' di giustizia con i numeri. Il grado di indebitamento della società Saga è assolutamente di natura fisiologica, non affatto avverte patologie, come invece è possibile verificare e constatare per altri soggetti di gestione aeroportuale anche prossimi alla nostra, territorialmente alla nostra esperienza. Questo è il primo dato di giustizia, di verità da far osservare da parte di tutti. Poi io non mi rassegno a nulla. Io so una cosa, che Ryanair intanto garantisce la sua presenza piena come per il passato fino a conclusione della stagione estiva, e quindi fino alla fine di ottobre, tant'è che i biglietti sono regolarmente venduti, e anzi per me è l'occasione per invitare i nostri telespettatori, i possibili viaggiatori, a continuare a comprare regolarmente i biglietti, perché il servizio è super garantito da una grande compagnia seria fino alla fine di ottobre.
E poi da qui a ottobre, ma penso molto prima, da qui a pochi mesi, nulla, io escludo, non è che si possono determinare condizioni per definire nuove modalità di partnership con la stessa Ryanair, né che si possano avere altri importanti vettori sullo nostro scalo. Si è parlato di un interesse dell'aeroporto perlomeno di avere offerte da altre compagnie, quindi non si esclude nulla, neanche che possano arrivare altre compagnie. Assolutamente, noi ci stiamo lavorando da sempre, non è un caso che abbiamo portato Etihad, che ci assicura il 3 voli quotidiani con Fiumicino, realizzando quindi per la prima volta significativamente la strategia del poter disporre del più grande hub internazionale di cui dispone la penisola italiana. È un vettore nuovo che prima non c'era sul nostro aeroporto. Nei prossimi giorni partirà con regolarità, con volo bisettimanale e collegamento con Bucarest in capo a una diversa compagnia che è Wizz Air. Abbiamo voli già in corso da poche settimane con Catania, che non sono certamente voli di Ryanair, altre compagnie stanno riflettendo, con le stesse stiamo riflettendo insieme per immaginare nuovi collegamenti o, nel caso si dovesse essere necessario, servizi in sostituzione su una o più tratte che si dovessero rendere libere dall'andata via, che io non mi auguro, fino all'ultimo giorno, di Ryanair dallo scalo di Pescara. Esiste un'alternativa a Ryanair o è un monopolio quello del low cost? Ma basta vedere i numeri. A livello europeo Ryanair è un formidabile leader di mercato, ci sono distanze abissali tra la posizione dominante di Ryanair sul mercato e la seconda compagnia per importanza. Ryanair ha totalizzato 107 milioni di passeggeri nel 2015, ha una strategia industriale che porta in pochi anni a raddoppiare il parco macchine a disposizione di questa compagnia e quindi a portare nel giro di 2-3 anni il numero di passeggeri di Ryanair da 107 del 2015 a 160 milioni nel 2018-2019, quindi questi sono numeri che spiazzano qualunque possibilità di confronto. Le altre compagnie che esercitano la logica del low cost annoverano le migliori, le più grandi, solo qualche decina di milioni di passeggeri. Questo è un problema, ma è un problema europeo. C'è da sorprendersi per il fatto che l'Unione Europea finora abbia trascurato il tema del low cost per il significato sociale che ha assunto sotto il profilo storico e sempre più lo assumerà nel prossimo futuro, e che quindi avrebbe meritato una disciplina diversa nella direzione del favorire l'integrazione e la coesione sociale europea. Per fortuna, devo dire, se ne sta accorgendo il Parlamento europeo, che con una propria mozione deliberata l'11 di novembre scorso impegna la Commissione a tornare radicalmente sulla disciplina europea in materia di trasporto aeronautico civile, aggredendo due problemi in modo particolare: l'ingiusta competizione dei network internazionali, in particolare arabi, che esercitano una concorrenza sleale sul mercato interno europeo perché sono incentivati dagli loro stati, se non altro possiamo immaginare al rifornimento del petrolio, della benzina a sottocosto date alle compagnie di bandiera da parte di numerosi paesi arabi, e questa è una turbativa di mercato incredibile. Noi diciamo ci preoccupiamo di essere corretti sul mercato interno e poi si trascura in capo al continente europeo l'aggressione sleale non corretta da parte di altri vettori e di altri paesi. E questo la Commissione, il Parlamento europeo lo ha denunciato proprio qualche settimana fa. Il secondo fattore su cui richiama l'attenzione il Parlamento europeo è proprio il ruolo strategico degli aeroporti minori, gli aeroporti regionali, e su questi dice alla Commissione che deve tener conto del ruolo strategico che svolgono questi aeroporti proprio nella direzione del favorire la coesione sociale europea. Sono novità, vedremo cosa farà la Commissione europea nelle prossime settimane. Denuncio da una parte quindi ancora una volta il gravissimo ritardo
dell'Unione Europea nel saper considerare nella giusta dimensione la rilevanza sociale, politica, istituzionale perfino del ruolo della mobilità aerea relativamente alla definizione di nuovi diritti di cittadinanza degli europei, e dall'altra parte però nutro anche qualche sentimento di speranza e di ottimismo, visto che intanto il Parlamento a stragrande maggioranza solo poche settimane fa ha chiesto un cambiamento di rotta, è caso di dirlo, alla Commissione su un tema così sensibile. Colpa dell'Unione Europea, turbativa di mercato, ci sono compagnie che sono alternative, e noi chiediamo proprio a Emilio Isidoro perché diceva è stata introdotta, c'è cioè Etihad, ci sono altre compagnie all'aeroporto di Pescara. Ma Etihad all'Italia ha confermato su per giù tutto quello che aveva già in mente di collegare gli aeroporti regionali come Pescara, Perugia e altri aeroporti nel centro Italia, anche del nord Italia, con l'hub principale che è quello di Fiumicino. Il discorso dell'intermodalità interna per poi andare poi a sviluppare tutta la rete internazionale e intercontinentale credo che sia operativa su Pescara da aprile-maggio del 2015, da quando Etihad ha iniziato questo discorso. Ma io mi volevo riferire un po' al discorso che faceva il professor Mattoscio a riguardo della Commissione europea che non ha tenuto conto delle realtà regionali. Su questo non sono d'accordo col professore, perché nell'ultima legge, che è quella del 2014, a cui poi si riferiscono tutte le problematiche riguardanti i finanziamenti agli aeroporti, sia come investimenti che come aiuti al funzionamento, che come aiuti all'avviamento, badi bene, e questo è il vero dramma del discorso, aiuti all'avviamento delle nuove rotte su tutti gli aeroporti. La Commissione ha precisato con molta fermezza che il ruolo degli aeroporti regionali è un ruolo importante, ed anche ha elogiato il ruolo che le compagnie low cost hanno fatto sul mercato, ma con questo non vuol dire che non bisogna regolamentarle, è proprio nella regolamentazione che è il discorso fondamentale. Cioè, regolamentare vuol dire dare un ordine al mercato affinché non ci sia un'azione dominante da parte di una compagnia, ma che venga prima poi... ha detto una cosa importante, adesso la diciamo anche davanti alle telecamere. Allora, sì. Se si era parlato del pericolo di declassamento, facciamo capire che cos'è il declassamento. Si è detto che sopra i 500.000 passeggeri un aeroporto ha la valenza nazionale. Con la perdita dei collegamenti di Ryanair la preoccupazione è stata quella dell'abbassamento del numero di passeggeri, il declassamento, e quindi l'Abruzzo diventava un aeroporto minore. Questa era una preoccupazione per il turismo, per il commercio, per insomma tutto quello sul quale l'Abruzzo si stava concentrando, perché la filosofia di questo governo è quello dei collegamenti via mare, collegamenti con gli aerei, collegamenti con le infrastrutture. Su questo si è dibattuto tantissimo. Qual è la verità sull'ENAC e sul declassamento e sulla valenza? Dunque, con il riordino degli aeroporti a livello nazionale, è stato fatto anche in Europa, aeroporti strategici, aeroporti di interesse nazionale, nel TNT, cioè il Trans-Europe Network Transport, sono stati identificati sia a livello europeo, ma noi stiamo parlando ora dell'Italia, che in Italia 11 aeroporti strategici che dietro, diciamo, nelle vicinanze hanno aeroporti di interesse nazionale, fanno parte del Comprehensive Network. Pescara fa parte del Comprehensive Network di Fiumicino, quindi collegare con l'hub di Fiumicino è una cosa importante. Sulla domanda che lei mi ha fatto riguardo dei 500.000 passeggeri invece, è significativo ricordare che questa era una considerazione che, eh,
che faceva parte del prima del riordino. Attualmente, con il decreto fatto ad agosto, entrato in vigore ad agosto, per cui Pescara è stata di nuovo riconsiderata come aeroporto di interesse nazionale, ma l'aeroporto di interesse nazionale oggi viene identificato sotto due aspetti fondamentali, cioè l'aspetto che riguarda la funzionalità dell'aeroporto inteso come, come che tipo di trasporto, di che tipo di collegamenti vuol fare, trasporto cargo, passeggeri point to point, linea normale e via dicendo, e questo fa parte della categoria. Mentre invece è richiesto, in modo sostanziale, è richiesto l'equilibrio economico-finanziario nei tre anni anche tendenziali. Per cui, se restare o meno, anche se noi dovessimo scendere a 300, 350, 200 mila passeggeri, non vuol dire che non rientriamo come aeroporto di interesse nazionale. L'interessante è dimostrare di avere una stabilità come rapporto economia e finanza della società che gestisce. Facciamo una piccola pausa e poi vedremo come si può fare a mantenere l'equilibrio economico di un aeroporto di dimensioni non grandissime. Tra poco. Al Presidente Becci una domanda a questo punto, l'equilibrio economico nei tre anni. Allora, anche il Presidente Mattoscio parlava della difficoltà di far quadrare i conti per un aeroporto che ha un numero limitato, soprattutto una grandezza limitata. Questa settimana, tra i vari interventi, SEL ha chiesto di rivedere tramite un'interpellanza parlamentare il famoso rincaro dei biglietti, dicendo che per le regioni che hanno particolari difficoltà o anche grandezze non si può metterle alla stregua di altri e quindi cercare di avere un occhio di riguardo, perché in questo modo ovviamente si limita anche il futuro. Se tutto è vero che si era basato tutto sui collegamenti dall'Abruzzo e per l'Abruzzo, in questo caso se si chiede anche il pareggio di bilancio, di non avere debiti, insomma diventa una cosa complicatissima. Qui c'è una cosa che si chiama mercato. Se noi non guardiamo a questo, c'è poco da discutere, mi spiego. Quando si applica una tassa esigua quanto possa essere di 2,50 euro, qualcuno dice alla fine sono solo 2,50 euro, con quella tassa io sto pagando i debiti del mio concorrente. Il concorrente si chiama Alitalia, oggi Etihad, esempio lampante a Pescara, tratta Pescara-Milano, tratta Pescara fatta da Etihad costa all'incirca il doppio della Pescara-Bergamo. Allora, una compagnia che fa della promozione, in virtù di quello che diceva il consigliere 5 Stelle, perché usufruisce di contributi, è chiaro che in un momento in cui c'è una certa tensione, in cui io mi trovo a pagare con una tassa il debito del mio concorrente, lei capisce bene. Dopodiché lo stesso mio concorrente sulla stessa tratta vende il biglietto al doppio, c'è qualcosa che non quadra, c'è un garante per la concorrenza e c'è un reato che si chiama concorrenza sleale. Ma in Italia ormai siamo abituati a tutto. La verità qual è? Che diceva bene il consigliere 5 Stelle, la prevenzione, ma la prevenzione ormai, che in questo paese ci siano tante cose sbagliate in modo disastroso, soprattutto sugli investimenti pubblici, sulle infrastrutture, su come sono state in questi anni portate avanti le società partecipate, cioè dove il pubblico è dentro, credo che sia sotto gli occhi di tutti che in questo paese noi dobbiamo assolutamente tagliare gli sprechi. Il problema qual è? Che se continuiamo con una politica dell'uno contro l'altro e non si affrontano i problemi dando nome e cognome, capendo dove si sbaglia e soprattutto cosa bisogna fare per tagliare i costi, per tagliare gli sprechi, le dico di più, per tagliare i raccomandati, per far sì che la meritocrazia, cioè quelli bravi, vadano a gestire anche le società come la Saga. Se noi non usciamo fuori da questa competizione elettorale di 365 giorni all'anno,
faremo sempre trasmissioni in cui siamo alla ricerca del colpevole e non troviamo la soluzione Ma la domanda è giusto dover pagare, perché alla fine dice sì, in effetti è giustissimo quello che ha detto, se si va a vedere un volo da Pescara e per Bergamo si vedono ovviamente tutte le compagnie, si vedono tutti i collegamenti e si noterà subito che quello di Alitalia è il più costoso. Allora, secondo quale logica Ryanair costa di meno? Perché in realtà poi Perché c'è il contributo, questo lo sappiamo tutti. Ma è giusto. E quindi la concorrenza sleale chi la fa? Sta? No, fatemi capire che. Ma però mettiamoci d'accordo, non andiamo per frasi semplici. No, no. La concorrenza sleale sarebbe il contributo ti ha permesso in questi anni di prendere un aeroporto che non aveva futuro, te lo ha portato a 600.000 euro. I contributi dell'Unione Europea, vorrei ricordare che noi negli anni fino agli anni 80 abbiamo subruito, eravamo nell'obiettivo 1, prendevamo i soldi dall'Europa, ci hanno fatto crescere, tanto è vero che il reddito pro capite degli abruzzesi è uscito fuori da quei parametri che non ti permettevano più di averlo, perché abbiamo raggiunto un reddito pro capite superiore, mi pare, ai 21-22.000 euro, per, a quel punto abbiamo dovuto camminare da soli. Quello è stato il momento in cui dovevamo fare il salto di qualità, invece abbiamo dimostrato con delle politiche sbagliate che ci siamo ridotti ad oggi. E per la contentezza del Movimento 5 Stelle e via dicendo, siamo ridotti, era una battuta, mi perdoni, era una battuta, ma sicuramente oggi noi siamo messi male. Da tutti i punti di vista condividiamo questo. Non lo condivido, scusa. Però risolviamo, se lei non condivide andiamo avanti. Allora, no, facciamo non lo condivido, una bella campagna elettorale non lo condivido fino, per un motivo, fino a dicembre. Scusa. Andiamo avanti. Vuoi che ti risponda sì o no? Non lo condivido, Presidente. Posso dire prego, scusi. Io non lo condivido quello che dici, non perché non sia vero. Il problema degli anni Ottanta, lasciamolo perdere, guardiamo il problema di oggi. È poco paragonabile oggi, 40 anni fa era tutto un altro discorso. Oggi qualcuno sa come, perché la domanda mi viene spontanea, qualcuno sa come funzionano le tasse aeroportuali, a che cosa servono? Sì, scusa. Siccome stiamo parlando che le tasse aeroportuali vengono ingassate per pagare i contributi alla cassa integrazione dei piloti e degli assistenti all'Italia, questo non c'è niente a che vedere, perché all'INPS, nel momento in cui tu versi all'INPS, si paga tutto, non solo quelle di Alitalia. Ma il discorso è differente. Come vengono ingassate le tasse aeroportuali da Ryanair? Non solo su Pescara, anche sugli altri aeroporti. Lo sappiamo o non lo sappiamo? Come vengono incassate? Bene, in modo molto semplice. Ryanair ha un contratto con Saga. Saga deve, in base al contratto, che preferisco non parlarne di quel contratto, anche perché non credo neanche che il consigliere... ex consigliere d'amministrazione Becci sappia e l'abbia mai visto quel contratto, è stato sempre segretato a suo modo più assoluto. Io ho avuto modo di vederlo e di analizzarlo. Facciamo una denuncia alla procura, così andrà alla procura, tanto questo è il modo di agire. Aspetta, scusa Presidente, che mi stai a dire? Se ci sono soluzione, vabbè, invece di essere tendenziosi, la soluzione benissimo, qual è la soluzione? No, fino a moto la soluzione non l'hai data. Io sto parlando, ti sto contrabbattendo sul discorso delle tasse aeroportuali. Io non do la soluzione perché non ho la arroganza di essere l'unico esperto mondiale di aeroporti. Ma io non sono esperto mondiale. Ho invitato la politica a trovare la soluzione con le figure idonee. E infatti l'hanno fatto. Hanno portato aeroporti Pescara, sia la sinistra che la destra, nel corso degli anni, a questa fine, perché è la fine.
Allora, sappiamo o non sappiamo come funzionano queste tasse aeroportuali? Benissimo. Perché no, il problema è quello. No, eh? No, siccome tu parli che le tasse aeroportuali incassate da, vengono incassate per pagare... 2,50 euro è di sussidio alla cassa integrazione di Alitalia. È vero o non è vero? Non è vero. No, allora, non sei informato. Ah no, non allora, sei informato tu. La cassa integrazione... Allora, vai avanti mi così. Mi fai parlare, no, mi fai parlare, signore. Da questo momento non parlo più. Benissimo. Vai tranquillo. Allora. Le tasse aeroportuali vengono pagate dal passeggero, non da Ryanair. Perché Ryanair vende il biglietto a un euro? Perché le tasse aeroportuali le paga il passeggero, sotto un'altra forma lo paga il passeggero. Un euro? No, perché se tu poi vai a digitale... Un euro. Ho chiuso la simulazione, un euro, Pescara Parigi il 22 febbraio. Ho capito. Allora, quindi qualcuno paga le tasse... Sì, le addizionali comunali. No, le addizionali comunali li paga il passeggero, perché se vai a vedere ulteriormente e vai avanti sulla simulazione, vedrai che ci saranno 14,50 euro, guarda un po', pari pari alle tasse aeroportuali, come spese di gestione, qualcosa del genere, sia per l'andata che per il ritorno. Per cui alla fine, se andrà a digitare, verrà inizialmente un costo, quando andrai a mettere la carta di credito ci saranno costi aggiuntivi e via dicendo. Ma al di là di questo, voglio dire, le tasse Ryanair dovrebbe rigirarle. Ma comunque 15 euro per andare a Parigi sono sempre poche, no? Certo. Un euro più 14 euro sono 15, non, no? Non è questo. Lei non paga 15 euro, lei paga molto di più, perché c'è la prenotazione a bordo, paga la prenotazione a bordo, se porta il bagaglio parte il bagaglio. Se uno lo sceglie il posto passeggero o se sceglie il bagaglio suppletivo. Se io salgo, qua non è una questione di vedere qual è la migliore prenotazione del volo, cioè al netto di Ryanair. Qua nessuno sta in campagna elettorale, ma bisogna dire ai cittadini quello che succede. Saga è stata contraddistinta nel corso degli anni da una gestione pessima. Pessima, e non lo dico io, lo dicono gli accertamenti e i controlli amministrativo-contabili che ha effettuato il MEF. Ci sono, cioè il costo medio del personale, che è più alto ad esempio del vicino aeroporto di Ancona, dove il costo medio del personale è 40.000 euro anno. In Saga è 63.000 euro anno, che vuol dire che evidentemente c'è qualcuno che guadagna troppo e qualcuno che guadagna troppo poco. Ci sono i contratti, quando noi diciamo che bisogna trovare i responsabili, per non continuare a commettere sempre gli stessi errori. In Italia non siamo in campagna elettorale, ma se non si fanno nomi e cognomi di quelli che sono i responsabili di una cattiva gestione, noi continueremo a rincorrere l'emergenza dicendo agli abruzzesi non ci pensiamo, perché dobbiamo evitare e scongiurare la chiusura dell'aeroporto. Non è la gestione della Saga, perché in realtà è stato spiegato, e questo l'hanno spiegato a più riprese, che un aeroporto della grandezza di Pescara non può uscire in un anno di bilancio senza debito, giusto o no? Non è vero, no. Scusi, noi le proposte, il Movimento 5 Stelle è un anno. Quali sono le proposte? Un anno, che dice nelle commissioni, in consiglio regionale e non in televisione davanti alle telecamere in campagna elettorale, dice di operare un controllo sulla, quantomeno sulla gestione, rivedere i contratti con, in questo caso c'era Ryanair, ma rivedere i contratti perché eccessivamente onerosi. A lei sembra normale che dei contratti con una società partecipata, quindi possiamo dire una società pubblica, siano secretati? A me non sembra normale. Ma esiste una compagnia aerea che garantisca quello che garantiva Ryanair? E ad altre condizioni? Scusi, il problema non è se esiste una compagnia aerea che garantisca meno. Il discorso è differente. Almeno io lo interpreto in questo modo, anche perché stando nel consiglio di amministrazione ci sono delle responsabilità, come le ha avute lui, ce le ho avute io. Bene, anche periodi di tempo più limitati. Se il contratto di Ryanair sia regolare o meno, questo è il discorso. Per la normativa. Cioè,
Posso... per la legge, non per la norma. Posso ricordare alcune fasi? Con Ryanair che c'è certamente delle criticità, e questo è fuori discussione, noi lo abbiamo sempre detto, ma la gestione sia regionale che di Saga va interrogata, cioè vogliamo, e questo è quello che noi abbiamo proposto, vogliamo pensare a indire un nuovo bando per nuove rotte, vogliamo pensare a fare, lo hanno fatto adesso, noi lo diciamo da un anno. Però non dobbiamo... si poteva pensare prima, concludo un attimino solo, vogliamo pensare a... Io l'ho detto a maggio in consiglio di amministrazione. Oh, benissimo, quindi sono cose che si sapevano, il problema è che una cosa è saperle, una cosa poi è farle e arrivare poi a rincorrere sempre l'emergenza. Vogliamo pensare di attirare turisti in Abruzzo perché l'Abruzzo è bello, perché non possiamo pensare che la gente prenda l'aereo solo perché c'è l'aereo, certo, ma le persone non vengono in Abruzzo perché c'è l'aeroporto, vengono in Abruzzo per trovare un mare pulito che non abbiamo più, per trovare dei fiumi godibili che non abbiamo più, per andare in montagna a sciare, cioè... Però dobbiamo fare una campagna di marketing, dobbiamo fare una campagna di marketing in collaborazione regione, società di gestione, vettori, in modo da attirare turisti qui, e se vengono i turisti, vengono anche, atterrano gli aerei, ci vuole una programmazione che la politica finora non ha avuto, atterrano gli aerei, atterrano i passeggeri, atterrano i soldi. Tant'è vero che in Saga manca l'omino con la valigetta che... porti i passeggeri in Abruzzo per vivere la vacanza in Abruzzo. Tant'è vero che il contributo regionale una volta si chiamava piano marketing ed è andato avanti per anni. La regione nel bilancio prevedeva il piano marketing che si aggirava intorno ai 3,5 milioni di euro. Poi all'improvviso l'Europa ha detto non va bene e c'è stata l'invenzione della ricapitalizzazione. Con la prima ricapitalizzazione c'è stata l'osservazione da parte dell'Europa, poi la ricapitalizzazione è stata sistemata. Nella seconda ricapitalizzazione, il dottor Becci se lo ricorda, è servita a buttare fuori tutte le partecipate alla Saga, Comune, Camera di Commercio di Pescara, Camera di Commercio di Chieti, privati, Cassa del Risparmio, perché il Comune di Pescara, parlo per il Comune di Pescara, non era in grado di supportare la ricapitalizzazione pari a 560.000 euro e quindi siamo rimasti con una percentuale bassissima pur di restare in Saga. Adesso c'è stata nel giro di 8 mesi da parte della regione una pioggia di soldi sulla Saga, la ricapitalizzazione di 7 milioni di euro che sono serviti a sanare il bilancio negativo al 31 dicembre del 2014. Poi ultimamente, ed è questo, per questo motivo io ho scritto all'ENAC, alla Corte dei Conti, una legge regionale che entra in commissione per 500.000 euro, durante l'iter arriva 1 milione, esce dal consiglio regionale per 3 milioni di euro, quindi siamo davanti all'assurdo. Ma tornando alla gestione Saga Ryanair, io dico che la Saga sapeva già da maggio che la Ryanair stava per lasciare, tanto è vero che dopo la visita del direttore generale a Dublino c'è stata una lettera segreta. Voci aeroportuali, c'è stata una lettera, lei che era in consiglio di amministrazione, cosa diceva quella lettera? E un'altra domanda, non voglio rubare il mestiere alla conduttrice, il 23 di luglio c'è stato un consiglio, un CDA infuocatissimo e pare che ci sia stata una sua lettera posata sul tavolo, cosa diceva quella lettera? Quella lettera diceva... Prima dobbiamo spiegare lui chi è, soprattutto perché non fa più parte del CDA ed ecco perché c'è la lettera. Facciamo un attimo il riassunto. Io riassunto. Sì. C'è stato un cartellino rosso. Ma diciamo che c'è stato l'intervento del presidente della regione che probabilmente è reputato che, mi permetto di dire, che persone competenti non dovevano far parte di quel consiglio. Ce l'ha messo lui, non lo so perché. Evidentemente c'era un po' di disaccordo con il presidente, ma questo poteva essere colmato. Questo è comprensibile. Poteva essere colmato, dottoressa Marco. Perché? Perché bastava avere un pochino più di dialogo. Ma il dialogo che avevo fatto io, che poi è sfociato in un consiglio di amministrazione, dove nel consiglio di amministrazione si era deciso già di abbassare, parlo di marzo, aprile-marzo, di abbassare a 2,5 milioni il contributo da dare a Ryanair. Perché prima era di 5. Sì,
come da contratto. E quindi praticamente il CDA con una delibera aveva avallato questo, anche dietro mia insistenza, anche perché non c'erano fondi, non c'erano soldi, e la saga chiudeva per la terza volta in passivo di 5 milioni, quindi qualcosa bisognava fare. Il direttore Righi allora e insieme al nuovo si recarono a Dublino, tornarono poco soddisfatti. Dopo 5-6 giorni arrivò una lettera confidential, per cui è stata portata fuori dal consiglio di amministrazione, ma fatta vedere ai consiglieri, ma fuori dal consiglio di amministrazione. Alla faccia della trasparenza. Signori, io facevo il consigliere, non facevo il presidente, quindi poi le supposizioni le lascio agli altri. Il piccolo di segretezza sui contratti, esatto. Figuriamoci. E quindi praticamente la lettera in definitiva diceva: voi volete abbassarmi, cioè pretendete che abbassare da 5 milioni a 2 milioni e mezzo, e per 2 milioni e mezzo io vi taglio le tratte alla base. Quindi questo si sapeva da aprile-maggio. Allorché si tornò indietro, il presidente tornò indietro. Funziona così. Come? Ma io. Ma aspetta un secondo. Dell'acqua calda. No, guarda. Tu stai a sfondare la porta aperta con me. Perché ho detto così all'amministrazione? Ma perché credevate forse di andare a Dublino e Ryanair avrebbe acconsentito a decurtarsi 2 milioni e mezzo? No, domani. Allora la domanda è questa. Ma di cosa stai parlando? No, come? Io non so di che cosa. Non capisco di cosa parlo. Il contratto low cost con Ryanair è una politica di incentivazione. Cioè, più tu mi paghi e più voli, perché funzionano così. Faccio notare. Daniele, prima, ma lo dici perché lo sai o perché? No, perché tu non lo sai. Ah, non lo so. Allora, io sono l'unico che ha visto il contratto. Le società partecipate, sì. Qui si scandalizza su Ryanair. C'è una società partecipata a Bruxelles che si chiama TUA, che ha messo insieme GTL, ARP, che prende un contributo dalla regione di 20 milioni. Quello è un aiuto di Stato, no, ha un'altra forma. No, quello si chiama servizi di interesse economico generale. Sì, tanto esatto. È vero che c'è il privato che costa di meno la tratta e il trasporto, ma l'incentivazione... E questa è una male gestione dell'amministrazione. Dopodiché andiamo avanti con le società partecipate, perché sembrerebbe che saga. C'è una società partecipata che si chiama ACA, che è andata adesso ha dovuto fare come si chiama? Concordato preventivo. Sa che buco aveva ACA, che gestiva un bene primario che si chiama acqua. Un buco da 110 milioni. Andiamo avanti. Ma chi stai dando ragione alla Marcozzi? Tu stai dando perché la Marcozzi adotta. Esatto. L'unica cosa che io contesto della Marcozzi, mi perdoni, dottoressa Marcozzi, è che vorrei sentire, siccome lei tra parentesi è molto più giovane di noi, vorrei sentire una soluzione. Le soluzioni le ho indicate prima, ci sono, c'è la possibilità. Qui, allora, la comunità europea, benissimo, le ho fatte prima, forse non mi sono spiegata bene. La comunità europea vieta gli aiuti di Stato, ma per le rotte che vengono cosiddette consolidate, cioè quelle rotte che esistono da 3 anni almeno. Per le rotte che non sono consolidate ma che sono nuove, gli aiuti non vengono considerati di Stato e gli incentivi possono essere dati. Però bisogna inventare delle tratte nuove, il che vuol dire che... E che problema c'è? Scusi. Dopodiché, quello che dicevo prima, una politica di marketing che non si limiti a dare dei milioni di euro a Ryanair per inserire un piccolo banner su un sito internet che non vedrà nessuno, ma una campagna di marketing reale e concreta che faccia conoscere l'Abruzzo fuori, sul territorio, esattamente, sul territorio, che faccia dei pacchetti vacanza, come dicevo prima, i famosi pacchetti vacanza e di incoming, esattamente. E incentivi quindi le persone a venire, mettendo d'accordo politica che dovrebbe essere un po' più oculata. Servono i soldi, ma con le nuove rotte si possono avere i soldi. Ma le nuove rotte con una gestione oculata ci possono essere i soldi. Signora, le nuove rotte possono essere finanziate per un periodo di 3 anni, sempre che la compagnia o rilasci o porti
un piano economico e finanziario per quella rotta, dove alla, a termine si vede che la compagnia ha avuto l'incremento di passeggeri, quindi è la compagnia che deve fare, altrimenti la compagnia deve garantire che alla fine dei contributi di 3 anni debba continuare per altri 3 anni quella rotta. Ora, quando io parlavo con il presidente Becci del fatto del territorio, e non parlare con te, perché parliamo fuori dopo, dai, su, parliamo fuori. Facciamo un ragionamento economico. Così, allora, presidente, il ragionamento economico è questo: il marketing, i 3 anni per un'azienda sono quelli del consolidamento, quindi c'è lo start up, il breve periodo, certo, e poi il medio lungo si consolida, altrimenti chiude, così finisce. Quindi una attività che non supera il terzo anno vuol dire che comunque non andrà avanti, perché nei 3 anni si vede se riesce a pareggiare il bilancio e andare avanti, va bene. Ci inventiamo una nuova tratta, abbiamo gli aiuti di Stato per 3 anni, scopriamo che oltre quei 3 anni non si va, quindi bisogna cambiarne sempre 3. È normale a questo punto che se tu scegli Londra, Parigi, Barcellona, sono le principali, io in 3 anni non riesco ad avere un pareggio economico, chi vado a scegliere? Qualcuno mi deve spiegare perché se una rotta è redditiva in quanto porta passeggeri, io debba dare finanziamenti per quella rotta, questo mi deve spiegare. Perché non si vola a prezzi perché, più alti? Perché il low cost, e io mi meraviglio. Guarda che EasyJet, Vueling, e via dicendo, i contributi non li piglia. Il low cost. La German Wings, i contributi non li piglia. È solo Ryanair che ha inventato questa storia. Allora, il low cost. Prima la dottoressa Marcozzi richiamava Ancona, chiedo scusa, richiamava la società di gestione di Ancona. Ha un debito di? No, 40 è milioni. Fallita, adesso ce n'è una nuova. No, assolutamente. Allora, vabbè, la società è autorica. Ho informazioni diverse. La società di gestione Rimini dell'aeroporto di Rimini. Ah, Rimini è fallita, non Ancona. Di Rimini è fallita come Ancona. C'è una nuova società con una partecipazione di capitale russo al 51%. Ma dove c'è anche l'ex presidente della saga fiscale? Dopodiché l'aeroporto di Verona, che credo abbia una posizione importante, altra società, low cost, fallita anche quella. Non è fallita, Alghero, chiusa anche quella. Allora, dobbiamo capire una cosa, il low cost non è low per niente. Prevede una partecipazione pubblica. Quando io le consiglio, e ti dice, io puoi dare fin quando ero in consiglio d'amministrazione, cosa che non ha fatto il consigliere Di Sidor, che ha pensato solo a polemizzare con Mattoni. Non è vero, io feci una proposta, feci una proposta e chiesi perché non leviamo il contributo della regione e diciamo a Ryanair che ha ragione lei. Pigliati lo scalo. Non lo devono pagare tutti gli abruzzesi, lo deve pagare quell'incremento dato dalla regione, lo deve pagare il passeggero. Ryanair, che su questa politica è diventata la prima compagnia mondiale, forse, a rubare i soldi. Assumiti la responsabilità di quello che dici. Rubare i soldi. Su questa politica ha incrementato un aeroporto Pescara, che era zero, con Ryanair è arrivato dove è arrivato. È chiaro che c'è un equilibrio, come diceva la Marcozzi, perché se questi contratti vanno fino alle calende greche, è chiaro che la società si indebita. Allora devi portare avanti una politica dove devo avere l'incentivo per il trasporto, ma parallelamente, come diceva la Marcozzi, deve crescere un mercato del turismo, cioè devo arricchire il territorio. Dopodiché le polemiche che vogliamo fare, andiamo avanti all'infinito. Il 31 ottobre è la data finale. Ma l'ha arricchito il territorio? Scusate, io vorrei ribattere un attimo l'amico Daniele. Sei molto più bravo di me. Ma non sono più bravo di te, volevo solo rimarcarti un discorso. A me? Lo sai che Saga il 14 dicembre ha fatto una policy commerciale pubblicata tra l'altro sul sito? Sì, del 2 anni e mezzo. 2 milioni e mezzo, mi pare, per le ma quando mai 2 milioni e mezzo? Dove sta scritto 2 milioni e mezzo? Vabbè, l'ha detto il professor Mattoscio. Il professor Mattoscio si assume le responsabilità, dice. Allora, si assume, fesserie pure ha detto pure quello. Perché 2 milioni e mezzo non sta scritto da nessuna parte.
E 2 milioni e mezzo deriva da che cosa? Dal piano industriale che hanno fatto, che dice nel 2015, nel 2016 io ti posso dare fine 2 milioni e mezzo. Da dove prenderai i soldi poi? Questo non si sa, chiaro. Ora il discorso è questo. Noi stiamo parlando che Ryanair resterà qui fino a ottobre del 2016. Sappiamo tutti, se non lo sappiamo ve lo dico, che il contratto Ryanair scade il 23 giugno del 2016. Quindi altra fesseria di Mattoscio gli ha detto il 31 ottobre 2016. No, 31 ottobre 2016. Io siccome dico la Mattoscio, io ti sto dicendo un'altra cosa. Mattoscio ha detto, Ryanair ha detto che finirà il 31 ottobre. Ma il contratto Ryanair con l'aeroporto con la Sara scade il 23 giugno del 2016. La domanda è questa: siccome è stata fatta una manifestazione di interesse che si chiama policy commerciale per tutte le compagnie, vi dice, scusate, ma Ryanair quindi già ha deciso che resta a Pescara, che farà un contratto come Pescara, cioè in base a che cosa? Questa la policy commerciale non è che la deve decidere Ryanair, la deve decidere la Sari. Giusto? Allora dimmi quale aspettiamo, il Sinjet e l'altra compagnia. Aspetta, che citato, aspetta un attimo, perché un attimo. Devo dare atto a Isidoro che ha detto che arriveranno le offerte di EasyJet. No, io no, per questo lo stai a dire tu. Io ti ho detto che esistono EasyJet, Vueling, Germanwings. Ci vogliono queste compagnie, arriveranno queste compagnie. Che non chiedo, arriveranno. Ci sarà più. Scusate un attimo. L'offerta è stata fatta. No, io voglio dirti un'altra cosa. Mi dici per quale motivo oggi si dice che Ryanair resta fino a 8. La domanda faccio a Ryanair. Perché contratto dei biglietti, bravo. Perché le stagioni la compagnia le fa l'anno prima per l'anno dopo. Chiaro? Quindi ecco perché resta fino a ottobre. Ma la scadenza del contratto Ryanair è il 23 giugno. Per cui, siccome da 23 giugno in poi non c'è nessun contratto... Ma ti permette di vendere i biglietti? No, no, no! Ma è questo il tuo problema? No, non è il mio problema! Allora, il mio problema c'è, è mi interessa se il primo novembre, 31 ottobre, primo novembre, chi c'è? Daniele, io sto dicendo... Cioè, il 24 di giugno, c'è uno di questi tre. Spiegate perché spiegate per quale ragione EasyJet e Germanwings non chiede incentivi ma è sempre low cost? Spieghiamo. Perché è un low cost basato veramente sul passeggero che paga e che non questo non vuol dire che poi Germanwings su alcune tratte fatte sia in Germania che in Spagna, che anche in Italia, perché viene anche in Italia, non prenda un contributo sulle nuove tratte. Io non sto dicendo che le compagnie non devono prendere il contributo. Il contributo è previsto, lo dice l'Europa. Etihad non chiede il contributo. Mattoscio dice Etihad... Allora, la domanda è un'altra, no? La domanda che faccio sempre così in generale, no, a Daniele che sono s'arrabbia. Tu lo sai che ti voglio bene. Ma pure io, non ti preoccupare. La domanda che faccio in generale è questa: mi dite per quale motivo all'Italia, non Etihad all'Italia, all'Italia, cioè quella di prima, che è nata sull'aeroporto di Pescara, è da 40 anni che ci sta. Sulla Pescara Milano non ha mai preso un contributo, però ci lamentavamo poi che il costo del biglietto era caro. Posso rispondere? No, no, guadagna. Ah, ci guadagna? Invece Ryanair come guadagna? Ryanair dice, io ti faccio pagare poco, però le 10 euro, perché Ryanair sostanzialmente per i 480.000, 500.000 passeggeri... 31 ottobre non si vola più. Piglia 10 euro a passeggero. 14. No, ne piglia 10. 14. E ti sbagli. No. Però c'è anche da dire che quando l'Italia aveva dentro Toto, da Roma faceva Roma-Milano 100 euro, Pescara-Milano 400 euro. Quindi qualcuno poi me lo deve spiegare. Perché su Pescara c'era meno prenotazione.
però cara Francesca, il nodo non l'abbiamo sciolto. La soluzione. No, sciolto, io... il nodo l'abbiamo sciolto, ci sono possibilità di ricevere incentivi che vanno sfruttate. C'è una gestione che può essere riorganizzata, è una politica che forse deve essere più attenta. Ma le nuove rotte per dove? Gli incentivi per le nuove rotte? Lo dicevamo prima, no? Lo diceva prima Foschi. Dottoressa, è arrivata, è arrivata la legge, l'ultima legge di rifinanziamento con una proposta di legge in commissione da 500.000 euro. Viene Mattoscio in commissione e ci dice che ne vuole 17, alla fine il Consiglio gliene dà 3. Cioè, con la palla di vetro ci indovinano di più in questa amministrazione sia di Saga che della Regione. Quello che chiediamo noi è una maggiore serietà e la possibilità di approfondire, cioè la possibilità, noi lo stiamo facendo, ma la responsabilità da parte di tutti gli amministratori regionali o di Saga. Di approfondire e di mettersi tutti quanti intorno a un tavolo e capire quello che deve essere fatto per questa regione, che è certamente sfruttare gli incentivi che possono essere erogati. Quali sono che gli possono incentivi? Essere dati. Gli incentivi le nuove tratte poi? Allora, altri incentivi che la legge del 2014 tra prevede. Quelli al funzionamamento sì, non l'abbiamo ancora aiuti detto. Aiuti al funzionamento, infatti. Cioè, non è che l'Europa lascia da sola la società di gestione. Specialmente sugli aeroporti piccoli, infatti, questo è previsto solo esclusivamente per gli aeroporti di categoria come quelli di Pescara, cioè meno di 700.000 passeggeri. Gli aiuti al funzionamento, che non sono altro che aiuti erogati per sanare i deficit di funzionamento, il deficit di finanziamento di esercizio, né più né meno i deficit gestionali, che siano personale. Quindi la regione non è che non può finanziare la società di gestione, ma la finalità del finanziamento deve andare per abbattere almeno abbattere i costi di esercizio nel quinquennio, che poi può essere portata anche a 10 anni, laddove la società ha effettuato questi abbassamenti dei costi di esercizio e via dicendo, dimostrabili. Quindi, il domani della società, ne dice se ne va Ryanair chiude la società, non è vero, perché ci sono le forme di... Bisogna sbrigarsi a trovarle entro la fine, velocemente che siamo velocissimamente, allora nel momento in cui dovesse diventare una cattedrale nel deserto dell'aeroporto di Pescara, voglio ricordare che negli ultimi 10 anni sono stati investiti qualcosa come 60-70 milioni di euro in impiantistica tecnologica, a parte gli enti di Stato, parte della Marina, Vigili del Fuoco, Coniglianga, solo l'impiantistica tecnologica sono piovuti sull'aeroporto di Pescara 60-70 milioni di euro, parlo di LS, luci. Che vuole dimostrare che non sono serviti a nulla? No, servono, è un peccato distruggere oltre l'aeroporto l'investimento. Però devono creare anche tutto l'investimento. 8 milioni di FAS sono stati appaltati i lavori per la manutenzione della pista di 4 milioni. In Italia credo stanno fatte tutte e due sia per la pista che per la, quindi questa è la data dell'Europa, non è che l'Europa non ti dà le soldi, la riqualificazione dell'aerostazione, quindi l'errore chi lo fa? La gestione. Come? Gestione. I fondi ci sono, l'Europa li dà, ci sono gli incentivi. Quindi non è che l'Europa, questo per ribadire anche il concetto che il professor Mattoscio, l'Europa è felicemente disposta nei confronti dei piccoli aeroporti a aiutarli, vi dice, ma ci sono le regole da rispettare. Quindi bocciata l'amministrazione, la gestione. Beh, ci sono tutti. Contributi per il funzionamento, quindi per la norma ordinaria gestione, contributi e incentivi per le nuove rotte, contratti di marketing. Voglio secondo dire, voi che succederà questo? Adesso chiudiamo, che faranno alla regione? In che senso che il problema io credo adesso in poi, questo adesso lo deve chiedere alla Marcozzi, spero che ci ascolteranno, perché il Movimento 5 Stelle è da un anno che dice sempre le stesse cose, pure un'interrogazione all'Europarlamento che sono state dette qui oggi. Abbiamo chiesto tra l'altro anche a Mattoscio che venga in commissione di vigilanza, l'ha chiesto il Movimento 5 Stelle, perché deve chiarire le dinamiche della dipartita all'improvviso di Ryanair, perché un'altra cosa inaccettabile è che il presidente di Saga apprenda dalla stampa che Ryanair... No, lo da maggio. Questo lo scopro oggi, glielo chiederemo se è vero. Per cui c'è proprio una gestione completamente allo sbando, di cui chiederemo conto e chiederemo che le nostre proposte che facciamo, ripeto, da mesi ci sono i verbali delle commissioni e i verbali dei consigli regionali, vengano prese in esame, vengano prese in considerazione. Sì, ma la domanda che le faccio io, dottoressa Marcos, l'interrogazione all'Europarlamento,
quella è una cosa pesante. Una volta fatta l'interrogazione all'Europarlamento, la commissione farà degli accertamenti se quello che avete scritto è vero. E beh, io penso che ci siano molte verità. Dopodiché lo passa alla Corte di Giustizia, che mette sotto infrazione la regione con recupero dei soldi illegali. Sì, sta dicendo un po' che ci ha dato la zappa sui piedi. Non la zappa sui piedi. Comunque sarebbe avvenuto. Comunque sarebbe avvenuto. Penso che ci sia qualcuno molto molto preoccupato per i soldi da restituire. Che dice? Chiudiamo perché siamo avanti con il tema nazionale. Che dice Becci? Che c'è da auspicare da qui a ottobre? Che c'è da fare? Credo che da quello che ho detto all'inizio di trasmissione. Anzi, io chiedo scusa a Emilio, ma ci vogliamo bene, ma certo i telespettatori stessero tranquilli che ci conosciamo dalla vita. Per cui l'augurio che io mi faccio è come abruzzese, fuori proprio dai ruoli, come Daniele Becci, le dico, ma non tanto per me, ma per le nuove generazioni. È chiaro che la soluzione in un paese civile deve essere quella di tenere in piedi un servizio, credo siamo tutti d'accordo, che è essenziale per lo sviluppo di un territorio. Dopodiché le preoccupazioni della dottoressa Marcozzi purtroppo riguardano una mala gestione, non di Saga. Io sul professor Mattoscio garantisco personalmente, ma una mala gestione del nostro paese che su questi tipi di attività, soprattutto sulle società partecipate, hanno trovato delle soluzioni sempre terrificanti che hanno dato dei risultati negativi. Oggi che le regole sono certe, ormai l'attenzione dell'opinione pubblica, la comunicazione di massa, internet, oggi tutti siamo informati di quello che sta accadendo. Assolutamente bisogna trovare un progetto che riguardi il territorio dove dentro c'è il mare, c'è l'aeroporto, sono perfettamente d'accordo. Dobbiamo assolutamente trovare una nuova linea, perché se no noi che siamo già piccoli, siamo solo 1.350.000 euro, faremo quello che stanno facendo i nostri ragazzi, ce ne andremo all'estero. E non avremo il volo per tornare. Che cosa si fa adesso? Allora, subito una gara per cercare vettori su Pescara. Vediamo un po' come è fatta sta gara. E poi, ecco, io non voglio essere ripetitivo, ma sono costretto a dirlo, il commissariamento della Saga da parte del Ministero delle Infrastrutture e ENAC, subito. Fai il nome del commissario immediatamente. Io lo sceglierei, deve scegliere il Ministero. Lo faccio io, posso farlo io? Faccio. La dottoressa Marcozzi. Che non so se è una cosa bella, nel senso che è una responsabilità. A me ci mettiamo un giovane che ha delle idee nuove, ci mettiamo una persona, invito, guardi, ufficialmente il presidente D'Alfonso a nominare il commissario. Ci vuole l'uomo, la dottoressa, l'uomo, finalmente siamo d'accordo sul nominativo. Sarebbe finito. E ci vuole l'uomo marketing subito. Sicuramente. Ci vuole subito l'uomo o donna. Spero che vada qualcuno che è più preparato di me e che faccia assolutamente. Come lo non è un buon augurio, no, parla di come lo farei io, l'interesse dei cittadini. Ci vuole subito l'uomo o donna marketing. Auspico, insomma, qualcuno che lo abbia fatto per il lavoro il mondo per da sempre. Propagandare l'Abruzzo, sondare il mercato. Allora, noi chiudiamo che abbiamo veramente allungato i tempi. Ringrazio tantissimo Armando Foschi di Pescara Mi Piace per essere stato con noi. E ringrazio tantissimo il comandante Emilio Isidoro per essere stato con noi, Sara Marcozzi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e il presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a voi.